Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Diamoci dentro! Abbiamo riunito 8 singoli in cerca di amore per un'estate perfetta. In una villa di lusso. E vai! Avranno modo di conoscersi meglio l'un l'altro. Oh, mamma! Neanche nei miei sogni avrei immaginato una vacanza così. Sembra il posto perfetto per l'amore perfetto. Ma i ragazzi resteranno scioccati. Ecco a voi Ex on the Beach. Stiamo facendo arrivare i loro ex uno alla volta. 6 ex sono già arrivati. Ma e molti altri sono in arrivo, pronti a trasformare una vacanza da sogno in un vero e proprio incubo. Non ci posso credere! Ciò che i ragazzi non sanno è di chi sarà il prossimo ex. Ma basta, me ne voglio andare a casa. Cavolo, ho paura. Stai facendo lo spesso. Ho fatto arrabbiare Jess. Mi dispiace tanto. È l'unica persona di cui mi importa qualcosa. E senza rendermene conto ci stavamo già baciando. Per me va benissimo. Forse potremmo tentare di rimetterci insieme. L'unica ragazza che ha attirato la mia attenzione è Anita. Questo è il massimo che otterrai. Mi piace farlo soffrire un pochino. Anita sa che reputazione ho. Se gli piaccio davvero, sarà disposto a sudare. Se è il mio ex, non potete dire niente su Gus e Rogan. Anita non mi è mai piaciuta, sin dal primo giorno. Io non dirò una parola, fidati. Secondo me è veramente una st***a. Tra Gus e Anita le cose stanno andando a gonfie vele. Ma all'orizzonte si avvicina una tempesta. L'ex di Anita, Joe, l'amore della sua vita. Oh no! È lui? È lui! Oh no, è lui, è lui! Non posso credere che sia spuntato giù dal mare. Mi ha spezzato il cuore quando mi ha lasciato. È stata veramente dura. È stata la cosa più difficile che mi sia mai successa. Sto tremando tutta, non so cosa... È troppo. Sono Joe, ho 22 anni, ho una bella parlantina, sono simpaticissimo, bellissimo e ho dei capelli stupendi. La mia ultima relazione è stata con Anita, siamo stati insieme 2 anni. Ci siamo conosciuti a Ibiza e un mese dopo già vivevamo insieme. Dopo il primo anno mi sono sentito un po' soffocare, quindi praticamente l'ho lasciata e mi sono trasferito in Australia. Mi manca molto Anita, quindi c'è la possibilità che noi due torniamo insieme. Sarà interessante. Come va? Tutto bene? Uscire dal mare e vedere Anita è stato il momento più bello della mia vita, sinceramente. Ciao, piacere di conoscerti. Non si aspettava di vedere il suo ex. Ora cambierà tutto. Come vanno le cose? Smettila di tremare. Mi dispiace, non so cosa mi sia preso. Ami ancora Anita? Sì, provo qualcosa per lei. Oh, me... Ah, povero Joe. Mi sa che non si divertirà molto qui. Tu mi ami ancora? Mi viene da vomitare. Oh, piccola Anita, ti senti un po' a disagio? Chissà se il tablet del terrore ti farà stare ancora peggio. Benvenuto in spiaggia, Joe. Vai a un appuntamento con Kaylee, così potrete sbaciucchiarvi un pochino. Quando lei è andata all'appuntamento col mio ex Adam, è tornata con un sorrisetto che mi ha fatto incavolare. Ma Tu. Davvero? Ma chi ti credi di essere? Dico solo che è una... Dobbiamo parlare seriamente. Parlare seriamente? Sì, dobbiamo parlare. La mia preoccupazione maggiore è che Kaylee dica a Joe cosa è successo tra me e Gus prima che possa dirglielo io. Me l'ha promesso, ma non è la ragazza di cui mi fido di più in casa. Rimescoliamo un po' le cose. Tesoro, stanno succedendo un sacco di cose. Sì, tipo cosa? Sta per succedere un disastro. Hai pensato a cosa farai per la storia di Gus? Sì, devo parlare con Joe. Sono qui seduta a consolare Anita, mentre lei pensa solo a come fare a dire a Joe che è stata sia con Gus che con Rogan. Con tutti e due. Non sarà per niente facile. Mi sono divertita un sacco in casa con Gus, ma ora mi sto chiedendo, è davvero quello che voglio? Ti sei mai spalmato una bibita in faccia? La cosa più strana che abbia mai visto in vita mia. Ci rimani addosso e diventi tutto appiccicoso e marroncino.
L'unica cosa che spero è che non arrivi l'ex di Anita, perché potrebbe rovinare tutto. Proprio ora che sta per cedere. Credo che la bibita attragga le mosche. Sì, porca... Cosa sta succedendo tra te e Rogan? Ovviamente ieri notte ha dormito qui, ma ci siamo solo baciati. Sto andando super d'accordo con Rogan al momento. Il che mi piace, perché non era partita bene. Ma poi lui è tornato il Rogan che era un tempo, il Rogan che mi piace. Lui mi piace molto. Ma non voglio dire che siamo fidanzati, voglio che rimaniamo solo amici. Rogan ha trovato pane per i suoi denti. Io sono praticamente la sua versione femminile, solo che non sono così z***a. È difficile fidarsi di lui, cioè... Se litighiamo, si porta a letto Emily per farmela pagare. Quindi se dicessi, va bene, mi metto con lui. Sarà così che andrà la mia vita, cioè ogni volta che litighiamo ti di un'altra? L'ex di Anita, Joe, è a un appuntamento con la sua rivale, Kaylee, e sembra che sia giunta l'ora della rivincita. Oh, Anita sarà contentissima. Guarda questo cuoricino, sarà pieno dei segreti di Anita. Sì, infatti. Salute. Salute, benvenuto nel caos. Non hai idea di che cosa lo aspetta. Quindi cosa avete fatto in casa finora, Anita? Che ha fatto? Me lo dici? Non ho idea di cosa sia successo tra Anita e altra gente in casa prima che arrivassi, ma è normale essere gelosi, no? Se arrivi e scopri che sta con qualcuno, non le dici niente? Non le rivolgerei più la parola. Mai più. Cioè, se fosse andata a letto con qualcuno? Sì, in quel caso non le parlerei più. E così, quando è arrivata l'occasione di seminare zizzania tra Anita e il suo ex Joe, ho colto la palla al balzo. Pensi che tu e Anita litigherete? Visto com'è finita tra noi, direi di sì. Quando la vedrò in faccia, se fa qualcosa davanti a me, giuro che la distruggo. Sono veramente geloso. Devo tornare a casa e dire a tutti che è arrivato il mio ex, Joe. Non so come reagiranno, soprattutto Gaz, ma ho una sensazione orribile. Ciao! È il tuo ex? Sì. Oh, mamma! Si è appena avverato il mio peggiore incubo. Ieri, per la prima volta, Anita ha dormito nel mio letto. Ci è scappata una toccatina, abbiamo limonato. Non abbiamo fatto sesso, ma stasera prometteva bene. E invece è arrivato il suo ex. Gli hai già detto di Gaz? No, non gliel'ho ancora detto. Kaylee gliel'ha detto, te lo garantisco. Beh, spero di no, le ho chiesto di non farlo. Vorrei avere la possibilità di parlargli io prima che lo faccia qualcun altro, ma non posso sapere cosa sta succedendo tra lui e Kaylee. L'intelligentissimo piano di Anita di fidarsi della sua acerrima nemica Kaylee è già andato a farsi benedire. Ma pensa un po'. Cosa stai scrivendo? Puoi arrivarci da solo. A-G-R. Cosa significa? Ah, e chi? Ho insinuato un sospetto, ma non so se ha capito o no. Non ho specificato nessun dettaglio. Un sospetto, Kaylee? Sei simpatica come un calcio nelle palle. A e G, G e R, e R e A e G, e poi... Kaylee non ha detto molto, ha solo scritto delle cose sulla sabbia che mi hanno dato degli indizi. Ma devo scoprire la verità su cosa è successo veramente. Sta attento a quello che chiedi, Joe, a volte è meglio non sapere niente. Chissà chi altro farà finta di niente quando arriverà il prossimo ex. Non ci credo. Ciao, Luke e Melissa, dovete andare a un appuntamento. Sarà un'uscita a ruota libera. Quando mi hanno detto che sarei andata a un appuntamento con Luke, ero contenta di conoscerlo meglio. Ma in realtà, più ci penso e più credo che in realtà ero contenta, perché sapevo che Connor si sarebbe ingelosito. A dopo, divertitevi. Ciao, Luke, divertiti. Secondo me Melissa è felice che i ragazzi stiano litigando per lei. È come le mosche che girano intorno alla b***a. Ma almeno Melissa è una bella b***a. È una bionda e glitterata. Ciao! A dopo! Non credo che Melissa e Luke si baceranno. A lei piace prendermi in giro, ma la cosa non mi tocca. Gira! Ok, pronta? Aspetta, i freni funzionano? Sì, funzionano. Sono al comando. Immagino che anche se stessimo insieme sarei io a stare al comando. Ah! Oh, cazzo! Aspetta! Sì, sono finito in un cespuglio, ma non era il cespuglio in cui volevo finire. Sei in un fosso? Oh, mamma! Sono caduto in un fosso. Ero dentro un fosso. Oh, mamma, sono stanchissima. Molliamo il colpo? Facciamo una pausa. Ok. Guarda, abbiamo le stesse cicatrici. Complimenti per essere finita nel cespuglio. Ieri ti è piaciuto il bacio a quattro?
Il bacio a quattro è stato un po' un casino. Cioè, ho dovuto dividere la mia lingua in tre, ma sono stato comunque bravissimo. Non me lo ricordo, ero ubriaca. Allora ti rinfresco la memoria. Va bene. Vieni qui. Ti ha sporcato la faccia di rossetto. Beh, lei potrebbe migliorare, ma io sono eccezionale. Sono un vero talento. È andata meglio di ieri sera. Io ti do un 4 su 10. È stato un po' imbarazzante quando mi ha baciato, perché diciamo che non è un ragazzo timido. Joe sta per arrivare alla villa e lo stress di Anita è ai massimi storici. Vieni qua. È difficilissimo, sto male. Mi viene da vomitare. Vieni qua. Devo parlare con Joe, devo parlargli e dirgli quello che è successo. Lo sa? No. Capisco che Anita è in ansia solo guardandola in faccia. La tensione la sta uccidendo. Credi che ci rimarrà male? Rovinerà tutto quello che c'è tra me e Gaz. Sarà terribile. Anita non mi ha mai visto con un'altra e io non l'ho mai vista con un altro. Vorrei che le cose restassero così. Come va? Nervoso? No, se non combino di nuovo qualche casino, stasera potremmo dormire insieme. È tornato l'ex di Anita e la mia sensazione è che sia tornato per riconquistarla. Ma se pensa che quando entrerà in questa casa io gli stenderò un tappeto rosso verso la sua camera da letto, non ha capito niente. Ciao! Ciao, come va? Ciao! Ciao, ragazzi! Voglio sapere cosa sta succedendo nella villa tra Anita e gli altri ragazzi, perché non voglio fare la figura del cretino. Sì? Sì, sto bene. Sì, tu che mi racconti? Ma niente di che. Anita si sta comportando in modo strano con me, sinceramente, ma stasera voglio che mi dica cos'è successo. Non me l'immagino per niente insieme. Pensavo che mi sarei sentito minacciato, che questo tizio sarebbe arrivato con aria arrogante. Invece quando è entrato sembrava una rana. Mi fa più paura il mio piede sinistro. Ho più probabilità io di battere Mayweather che lui di rimorchiare Anita. Non c'è nessuna possibilità che Joe non scopra cosa ha fatto Anita. Quindi lei deve dirglielo prima che lo faccia qualcun altro e scatti la tragedia. Tutto ok? No. Perché? Aspetta, te lo dico dopo. Se Anita fosse venuta subito da me e avessimo fatto sesso, sarebbe stato troppo facile. Ora che è arrivato Joe, la sfida è più eccitante, più difficile e mi fa venire ancora più voglia di vincere e mandarla a f***. Ciao, è ora dell'appuntamento. Sarà una notte stellata per Gary e Anita. È questo l'appuntamento che aspettavo. Ma ora sono a disagio perché c'è anche Joe. Ma sì, chi se ne importa. Non vedo l'ora che sia stasera. Andiamo? Ok, a dopo, divertitemi. Ok, a dopo. Dai, Gaz, andiamo a vedere le stelle. Joe stroncherà quest'amore sul nascere? Non trattarmi da stron... Anita si innamorerà del pannocchione di Gary? Jess si ubriacherà con Rogan? E quale altro ex scioccherà tutti con il suo arrivo? Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. L'arrivo di Joe ha creato dei problemi ad Anita e Gaz. Melissa è determinata a fare ingelosire Connor. E Rogan si sta guadagnando poco a poco la fiducia di Jess. Ma quanto manca all'arrivo del prossimo ex che rovinerà l'idillio? Gaz e Anita hanno la villa tutta per loro. E cosa c'è di più romantico che guardare le stelle? No, dall'altro lato, ciccio. Ma non funziona. Sì che funziona. Ecco, bravo, così, sì. Questo appuntamento con Anita è l'unica cosa che aspettavo. Finalmente ho la possibilità di stare da solo con lei e lei può rilassarsi un po'. Mi piace un sacco e mi va bene anche aspettare. Così va meglio. Per qualche motivo mi sento in colpa, ma non dovrei. Non dovresti sentirti in colpa. Ma mi sento in colpa, non so perché, ma è così. Ti ha lasciato.
È scappato dall'altra parte del mondo e ti ha lasciato. E poi si è reso conto che in Australia non c'era nessuna ragazza bella come te e ha pensato: sai che c'è? Ora torno indietro e me la riprendo, perché in realtà mi piaceva. Credo che in passato, non so come sia possibile, ma Anita pendeva dalle labbra di Joe. Non voglio che tra noi finisca, perché sono felice. Nessuno può arrivare e rovinare quello che abbiamo. Gaz è carinissimo ed affettuosissimo e mi fa venire voglia di essere carina con lui, quindi forse dovrei solo pensare al presente e vedere cosa succede. Se riusciamo a vivere in questa casa di pazzi e essere così felici, significa che ci piacciamo veramente. Il resto dei ragazzi è uscito a far baldoria. Bevete responsabilmente. Ok, mettitelo in bocca. Adesso? Vai. Tienilo lì, non parlare. Io e Rogan andiamo alla grande. Stiamo anche bevendo insieme e ci sputiamo in bocca a vicenda. Mi sto divertendo come una pazza. Ci stiamo avvicinando sempre di più. Se non combino di nuovo qualche casino, stasera potremmo dormire insieme. È bello vedere questo lato di Rogan. Mi sembra che un po' stia cambiando e spero che la cosa duri. Lo spero davvero. Molte grazie. Stasera scorrono fiumi di alcol e fiumi di parole sul nuovo arrivato. L'Anita che vediamo noi non è la stessa persona che vede lui. Ah, sì? Per niente. Cioè, Joe è un bravo ragazzo, secondo me si merita di più. Mi ha chiesto di non dirglielo e io non gliel'ho detto, cioè non sono andata nel dettaglio. Non gli ho detto che ha fatto sesso con Rogan e toccato il pannocchione di Gaz, non ho detto niente. Sei sicura, Kaylee? Cosa significa? A e chi? A e G, G e R, e R e A e G. E poi gli ho detto che Anita aveva qualcosa da dirgli e che stava a lei farlo. Lei adora i drammi, quindi non mi stupirebbe se succedesse qualcosa tra lei e Gaz stasera. Mi dispiace tanto per Joe, personalmente penso che qualcuno avrebbe dovuto dirglielo. Gli verrà un colpo quando lo scoprirà. Hai già sentito qualcosa su cosa ha fatto, su cosa è successo? Cosa sai? Solo un paio di indizi. Secondo me Joe è tranquillo solo in apparenza. Quando scoprirà cosa ha fatto Anita, si arrabbierà parecchio. Ho sentito di Gaz e Rogan. Voglio proprio sapere cosa è successo da quando Anita è in questa casa. Spero che stasera lei mi dirà la verità. Ah, quindi non sai niente? No. Sai solo sì, due nomi? Solo due nomi. Joe deve battersela con Gaz. Purtroppo per lui Anita ha scelto uno di prima classe. Quindi mi sa che gli toccherà farsi da parte e guardare quanto si divertono. Come ti senti? Sono pronto, fidati. Sono pronto. Ok, ragazzi, sedetevi e ammirate il maestro in azione. È così che si rimorchiano le ragazze. Con quante ragazze sei andato a letto? Dimmi la verità, 400? 500? 800? No, stai mentendo. 1000? Non ci sono neanche così tante ragazze in Inghilterra. Mi piacciono le sfide, ma vinco sempre. È il mio forte. Rimorchiare è il mio lavoro. 1100? No, non è vero. Stai mentendo. Così ti piaccio di meno? No, no, per niente. È un playboy e non so se voglio essere solo un'altra delle sue conquiste. Secondo me mi divertirò un sacco con te. Ah, beh, allora il romanticismo non è morto del tutto. Ma il tempo scorre e il prossimo ex colmo di risentimento emergerà dalle acque tra sole 13 ore. La promiscuità sessuale di Gary sembra aver fatto colpo su Anita. Ti farò c***o così tanto da lasciarti senza parole. Vuoi scop***? Praticamente tra me e Anita è come se fossimo nel Medioevo e ci fosse una guerra pazzesca e ci fosse un castello e un esercito che cerca di conquistarlo e poi arriva un bastardo geniale che scava un buchetto nel muro da cui rompe tutto l'esercito. Hai un p***o veramente enorme. Avevo sentito delle voci su Gary e sapevo che era super dotato, ma non avevo mai visto niente del genere. È enorme, mi fa quasi paura. Così mi apri in due.
Il delicatissimo approccio di Gaz ha distrutto Anita. E lei si è dimenticata che il suo ex Joe potrebbe tornare alla villa da un momento all'altro. Hanno avuto un appuntamento sotto le stelle con lo champagne. Sveglia, Anita! Mi sa che ti tocca dare delle spiegazioni. La prima cosa che ho visto sono stati Gaz e Anita a letto insieme. Praticamente è stato uno schiaffo in faccia. Ora sono agitata perché non so come dirlo a Joe e non voglio dirglielo. Se la sta facendo addosso. Ciao. Come va? Sto congelando. Beh, dormivi all'aperto. Cosa ti aspetti? Mi sono addormentata. Ah, sì? Bene. Con la reputazione di Gaz, non pensavo che lei si sarebbe abbassata tanto. Pensavo che fosse una brava ragazza e avesse un po' di rispetto per se stessa. Ma è evidente che non so più chi sia. C'è qualcosa che devi dirmi? No, niente. Ok. Cosa dovrei dirti? Sono stata con Gaz. In che senso ci sei stata? Ho baciato Gaz. E basta. Erogan. Spero che tu abbia usato delle precauzioni per tutti quei baci, Anita. Basta? Basta. Beh, grazie per avermelo detto e per essere stata sincera. Non so chi abbia detto cosa a Joe e che voci girino. Chi te l'ha detto? Tutti. Chi? Chi te l'ha detto? Non voglio fare la spia. Non vuoi fare la spia? Io sono stata la tua fidanzata Lo per so. 2 anni e mezzo. Beh, e tu mi hai non vuoi fare la spia con cretino. Gente che conosci. Non era molto ore. Contenta delle cose che gli altri mi avevano raccontato. Dimmi chi è stato. No. Dammela. No. Voglio solo un po' d'acqua, idiota. No. Io lo rispetto e sto cercando di dimostrarglielo e di parlargli, ma si vede che lui non ha lo stesso rispetto per me. Chi? Tutti. Chi? Dimmi i nomi uno per punto. Uno. Cavolo, non pensavo litigassero subito. Sei proprio un bastardo. Perché cazzo sei venuto qui? Perché sei venuto? Perché stanno gridando? È arrivato, si è ubriacato e crede di essere il padrone del mondo. Lei cerca di parlargli e lui le ride in faccia e non la rispetta per niente. Ora lo prendo a pugni. No! Te lo giuro. Lauren, chi ti ha parlato? Dimmelo subito! Anche io ero nella tua situazione quando sono arrivata. Già. Non sapevo di Anita e il mio ex. E te l'hanno detto gli altri. Sì. Ora lo sai anche tu, no? Sì. Sai cosa è successo? Sì, beh, non so esattamente cosa sia successo, ma lei me l'ha detto. Che imbarazzo. Cosa è successo tra te e Anita? Cosa è successo tra me e Anita? Sì. Non voglio sentire, me ne vado. Siamo rimasti solo amici, ma andiamo molto d'accordo. Capisco. La prima o la seconda notte abbiamo fatto sesso. Avete poi... fatto sesso? Sì, un paio di volte. Gliel'hai detto? Pensavo che gliel'avessi detto no, ma tu. Ma perché l'hai fatto? Non te la Pensavo prendere, che fossi lui. Mio amico. Non è colpa sua. Mi avevano detto che Kaylee aveva detto tutto a Joe. Poi mi hanno detto che Anita aveva preso Joe da parte e anche lei gli aveva detto tutto. Quindi, senza dargli peso, ho detto che sì, avevamo Pare che in realtà non lo sapesse. Non puoi arrivare a insultarmi così. Non ti sto insultando. Invece sì. Te ne stai lì Perché? Come se niente fosse. Non mi guardare così. Non mi trattare come una In un secondo è impazzita. Ha iniziato a urlare e gridarmi contro. Ed è questo il motivo per cui sono andato in Australia. Non ti vedo da 8 mesi ed è difficilissimo vederti arrivare e non poterti dire quello che ti voglio Ora dire. Ora lo so. Ero... La cosa assurda è che Joe l'ha lasciata e ora è tornato e sta cercando di dare la colpa a lei. Ma io non glielo permetterò. Sono agitata perché lo conosco e so che e lui non è se vuole starsene così. Lì con il suo sorrisetto compiaciuto e non parlarti, la scelta è sua, va bene così? Se cosa? Se io cosa? Tu e il tuo sorrisetto compiaciuto. Gas, non me ne frega no. niente, ora lo distruggo. Oh. Ha bevuto, ha preso coraggio e ha cominciato a dire «Beh, cos'è successo? Ho sentito, bella, ho sentito e va bene, ma non pensavo fossi così. Fa l'arrogante, ma stai zitto, va. Dov'è ora?» È andato di sopra. È la persona più immatura che abbia mai conosciuto e lo conosco solo da 2 ore. Mi dispiace tantissimo vedere Anita così, per cui ora starò al suo fianco, rimarrò con lei e insieme supereremo questa cosa. Non mi piace vederti così stressata. Rilassati. Rogan ha fatto alcuni stupidi errori, ma si sta impegnando tanto e si sta riguadagnando la mia fiducia. Ho un debole per lui. Sono qui solo per non farti affogare. Io e Jess stiamo andando molto d'accordo. È stata una bella serata e mi sto davvero innamorando di lei. Non potrebbe andare meglio. Sono veramente delusa da me stessa. Non ti fermare.
Joe, la smetterà di toccare Anita così? Non mi toccare così! Jess, avrà la sua serata memorabile? Perché sono nuda? Perché sono nuda? Tra Kaylee e Adam, risboccerà l'amore in limousine? Sei un inutile pezzo di... E chi vorrà scappare a gambe levate quando nella villa arriverà il prossimo ex? Oh, cavolo! Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. L'ex di Anita, Joe, l'ha fatta uscire dai gangheri. Jess ha passato una nottata di follie con il suo ex, Rogan. Alcuni ex si sono a malapena rivolti la parola e la tensione aleggia nella villa, perché nessuno sa quale ex sta per arrivare. Vivere col tuo ex e vederlo tutti i giorni è una tortura. È come riaprire una ferita che non si richiuderà mai. Io e Kaylee ci scambiamo al massimo 3 parole al giorno e non credo che la situazione cambierà. 3 parole al giorno tolgono Kaylee di torno. Mi sono svegliata a letto con Rogan solo perché il gentiluomo ha voluto giocare a scopone scientifico tutta la notte. Perché sono nuda? Perché non ho addosso i vestiti? Perché te li sei tolti, amore. E perché me li sono tolti? Perché ti sei tuffata in piscina. Voglio dire, non c'è niente di male essere nudi, niente di male, è una cosa naturale, è una cosa bella. Mi sono divertita un sacco, forse anche un po' troppo. Beh, come va oggi? È bello vederti ogni mattina. Sono riuscita a togliermi ancora le mutande, incredibile. Jess, tutto bene? Sì, tutto ok. Tutto ok? Sì, sì, sto benissimo. Voglio solo fare colazione. Ieri sera ero veramente nel pallone. Sei arrivato e non sono riuscita neanche a parlarti. Avrei voluto dirtelo io. Tutti gli hanno parlato e gli hanno detto cosa avevo fatto nella casa e ora lui è deluso da me e si vede che non mi guarda più con gli stessi occhi. E poi è spuntato quel puffo saltellante a farmi gne gne gne, ma stai zitto per piacere. Chi? Gary. L'ha fatto perché gli piaccio, ecco perché. Oh, mamma mia, ti sei abbassata al suo livello. Non ci posso credere. Perché? Qual è il suo livello? Tu... No, è che pensavo che... Secondo me ha abbassato moltissimo i suoi standard. Poi si arrabbia e mi chiede perché, ma è ovvio il perché. Voglio dire, lui ha la reputazione di uno che se le fa tutte. Anita per lui è soltanto un altro numero ed è stupido da parte sua. Joe non ci ha provato con nessun'altra ragazza della casa, beh, no? Allora facciamogli un applauso. Io mi fidavo di lei e lei non si è mai fidata di me, ma ora è esattamente il contrario. Io non l'ho mai tradita, ma ora penso che non riuscirò mai più a fidarmi di lei. Sono praticamente tornata con Rogan. Però questo posto fa dei brutti scherzi al tuo cervello. Quindi mi aspetto che da un minuto all'altro ci metteremo a litigare come pazzi e non mi voglio esaltare troppo. Con Jess mi sembra di fare un passo avanti e 2 indietro. E sinceramente, ora che abbiamo fatto sesso, non mi va di continuare a provarci con lei. Mi sembra che per lei sia stata una botta e via, e a me va bene così. La visita sorpresa di Joe non è andata come sperava. Ma chissà chi vorrà scappare all'estero quando arriverà il prossimo ex, tra 2 ore. Ci hai dato dentro con l'alcol ieri sera, eh? Non sono neanche uscita. Oh, c***o, no! Gary, Lauren e Rogan, andate in spiaggia a incontrare il nuovo arrivato. Cosa? Va, se arriva il mio ex... Giuro che lo abbraccio e poi gli do un pugno sulle bam! Mi sono impegnato al massimo con Anita, ma è stato come quando partecipi a una gara e poi vicino alla fine qualcuno arriva e ti taglia la strada. Devo arrivare al traguardo per primo. Mi sto divertendo come mai nella vita, quindi se tutto crollasse adesso sarebbe devastante. Vedremo. Il tablet del terrore non gode di buona fama, ma a volte ha solo lo scopo di aprire un dibattito.
Per esempio, prendiamo una coppia di ex ricolmi di odio, Adam e Kaylee. Che brutta notizia. Preferirei pulirmi il sedere con la carta vetrata che uscire insieme a Kaylee. Il tablet delle s***te, ecco come lo chiamerei io. Preferirei buttarmi da quella rupe e rompermi ogni osso del corpo piuttosto che uscire con Adam Gabriel. Sei contenta? Sono seduto in uno spazio ristretto con Kaylee, dello champagne nel ghiaccio. Cosa potrebbe andare storto? Tutto. Kaylee? Kaylee? Kaylee, 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 Kaylee. Prima o poi mi dovrai parlare. Tieni, bevi qualcosa. Ti renderà le cose più facili. Kaylee, Kaylee, Kaylee. Kaylee! Ci tengo a lei. E voglio che sia felice. Non voglio stare con lei, ma mi importa di lei e dei suoi sentimenti. Vorrei che Emily fosse qui. Sei agitato, Gus? Se ora arriva la mia ex, sarà un altro bastone tra le ruote. Le mie ex buone sono già arrivate. Ora manca solo quella s***a. Se arriva il mio ex, sicuramente si creeranno dei conflitti. Non gli piacerebbe vedermi seduta qui con voi due. Non ce la faccio, non ce la faccio. Stiamo tutti cercando di fingere di non essere agitati, ma in realtà ce la stiamo facendo sotto. Quindi non vuoi parlare? Non c'è niente di cui parlare. E se riuscissimo a risolvere, non vorresti? Non mi parlare, perché io ho provato a parlare con te, ho provato a essere civile, ma tu sei solo un inutile pezzo di sul marciapiede. Mi dispiace di averti fatto arrabbiare. Di averti fatto piangere a fiumi. Di averti fatto perdere il sonno. È la prima volta in 3 anni che mi chiede scusa per qualcosa. Peccato che sia troppo tardi. Anche a me dispiace. Mi dispiace di averti incontrato. Sempre gentile, eh? Vorrei che questo posto avesse un sedile a espulsione. Farei così, boom! Sai quando vuoi vomitare ma non puoi? Preferirei che fosse uno dei vostri. Tra me e Anita sta andando alla grande, quindi per noi questo potrebbe essere un incubo. Chiunque emerga, qualcuno sarà infelice. Mi sta avvenendo un attacco di panico. Non ho mai pregato in vita mia, ma adesso... Arriva! Oh, è Charlotte! Non ci credo! Oh, mamma! Boom! È Charlotte! Sono Charlotte la subacquea! Sono Charlotte la subacquea! L'arrivo di Charlotte la subacquea significherà la fine per Gus e Anita? Rogan rimarrà fedele a Jess? Adam esplorerà il suo lato femminile? E chi avrebbe preferito mantenersi casto e puro quando arriverà il prossimo ex a reclamar vendetta? Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. La sexy bagnatrice di letti Charlotte è arrivata per aggiungersi ai problemi di Gus. Joe è confuso dalle grida di Anita. Jess ha visto giorni migliori. E c'è ancora un'ondata di ex che aspetta di portare scompiglio. Ma di chi sarà il prossimo ex? No, non Charlotte! Ci credo! La mia ex fidanzata è arrivata con una muta da sub e la maschera. Perfetto, ora sì che ci divertiamo. Sono Charlotte, ho 24 anni, sono di Sunderland e forse mi conoscerete per un programma chiamato Jordy Shore in cui mi ubriaco sempre e praticamente faccio pipì ovunque. Mamma... Per me e Gary questo potrebbe essere un nuovo capitolo o la fine del libro. Non mamma... Ma io odio i libri, quindi vabbè. Speriamo solo che ci siano un sacco di figure. Ma se mi piace un ragazzo e qualche
Violetta cerca di ostacolarmi, proverà sulla sua pelle l'ira di Charlotte la Folle e credetemi, non è una bella esperienza. Ciao, ciao, come va? Sono Lauren. Ciao. Mentre nuotavo per raggiungere i ragazzi, mi sono resa conto che dovevo fare pipì. Ma mi sono dimenticata che avevo la muta. È sempre un po' imbarazzante conoscere qualcuno per la prima volta e puzzare di pipì. Le ragazze sono simpatiche perché temo sempre le ragazze. Beh, ovviamente io sono la più simpatica. Io e Charlotte abbiamo una relazione in cui ridiamo sempre, ci mettiamo con altre persone e poi torniamo sempre insieme. Non credo che capiterà stavolta perché ho Anita, ma mai dire mai. Ciao Charlotte, benvenuta alla spiaggia. Tu e Rogan andrete a un appuntamento in cui potrete affondare i denti. Sbrigatevi. Ma sì, vieni Rogan, dobbiamo conoscerci meglio se dobbiamo uscire insieme. Mi sento sempre un po' nervosa agli appuntamenti perché non sono quel tipo di ragazza. Non sono molto contenta. Dirai a Charlotte di Anita? La villa è su un filo di lama, ma chi sarà l'ex che arriverà ad affondare il pugnale? Sai qual è la differenza tra un coccodrillo e un alligatore? Le lettere? No, uno è maschio e l'altro è femmina. No, non sì. È possibile. Era quello che pensavo io dei cani e dei gatti quando ero piccolo. Wow, che roba! Wow, sono enormi. Sono letteralmente la versione Jordi di Steve Irwin. Caspiterina, guarda quanto è grosso! No, guarda lì, c'è un cangurino! Wow! Ok, aspetta, passamene uno. Fai un bel tiro, eh? Boom! Oh, cavolo, quello è enorme! Boom! Quello grande è cattivissimo. Sembrano... Oh mamma! E cosa sta succedendo in casa, a parte i vari litigi? Allora, Gaz ci sta provando con Anita, ma lei non vuole dargliela, anche se con me ci è stata. E quindi Gary non sta facendo sesso? Sì, il grande sono playboy? Sorpreso anch'io. Charlotte voleva sapere delle relazioni in casa, ma secondo me le interessa sapere solo cosa fa Gaz. E tra te e Gaz cosa c'è al momento? Niente. Niente? Perché lui ha detto che avevi un fidanzato, ma poi vi siete lasciati. E ti sei subito rinfilata nel letto di Gaz. Ma no, non mi sono rinfilata subito nel suo letto, non è così che è andata. Io e Gary abbiamo un po' la tendenza a fare tira e molla come un elastico. Quindi ovviamente ora che sei qui e tu e Gaz siete amici, pensi che succederà qualcosa? Ciao! Oh, cos'è successo? Maschio o femmina? Charlotte di Jordi Shore. Lo sapevo! Sono un po' preoccupata che ora che c'è Charlotte, Gaz si tiri indietro e io non voglio. Lui dice che a Charlotte non importa, ma io non la conosco e secondo me potrebbe metterci i bastoni tra le ruote. Oh mamma! È un'enorme villa arancione! Sono un po' agitata al pensiero di andare alla villa, ma è bello sapere che c'è Gary e che se mai avessi bisogno di qualcuno con cui parlare posso andare da lui. Ciao a tutti! Ciao! Come va? Ma quanti siete? Cavolo, siete talmente tanti che ho paura. Charlotte è simpatica, è facile andare d'accordo con lei e farà morire tutti da ridere, ma se c'è da litigare, scappate. Dai, presentatevi tutti. Charlotte, io sono Anita. Ho sentito molto parlare di te. Gary è il mio unico amico qui. Spero solo di non sentirmi a disagio ora che sta con questa Anita. Le situazioni stressanti spesso fanno comportare la gente in modo strano, come in questo caso. Ho radunato i ragazzi e ho inventato un giochino per cui devi dipingerti un'unghia per ogni ragazza con cui sei stato. Sei veramente un pervertito. Se arrivi a una mano intera... Beh, sei un campione. Mi piacciono i giochi, quindi partecipo. Allora, il verde è Kaylee. Sta venendo bene. Io ho già 4 unghie smaltate per i baci. Finora sto vincendo. Ti sta bene. Sì, mi piace. Che state facendo? Niente. Giochiamo a travestirci. Questa villa gioca strani scherzi alla gente. Tra poco li vedremo coi nostri bikini. Ragazzi, mi preoccupa un po' che vi siate appartati per farvi le unghie e travestirvi. Fidati, non è una cosa da femmina dipingersi le unghie delle mani. Jess, ancora provata da ieri, collassa.
ma Rogan ha ancora voglia di divertirsi. Tra tutti i ragazzi le piaccio solo io. Le piaci tu? Sì. A chi piace io? Chi? Lui a te. Ma davvero? A me non piace. No, tesoro, ho detto che sei l'unico con cui andrei a letto. So che se volessi Megan ci starebbe. Stasera Jess è andata a letto presto. Io ho bevuto un po' e ho delle voglie strane. Però forse riflettendoci non è una buona idea. Mi hai detto subito che ti piacevo. Rogan è un bel ragazzo e anche una forte personalità. In più Jess è andata a letto. Lo so. Anita, non mi è mai sembrata questo tipo di ragazza. Si vede che sta tirando fuori il suo vero carattere. Sai che se vuoi ci sono, vero? Lo so. Voglio tenermi alla larga da questa storia tra Gaza e Anita. Non voglio fare niente davanti a te, quindi... allora fallo alle mie spalle. Dimmi cosa devo fare. Joe ha iniziato ad arrabbiarsi con me, a dirmi che l'ho trattato male, che ho fatto una cavolata, che mi sono rovinata la vita, bla bla bla. Che sono stata un idiota a stare con Gary. Mi stai facendo sentire in colpa, sono single, sparisci. Ci vediamo. Anita continua a tirare fuori le stesse storie, sembra un disco rotto, non ne posso più. Insomma, io sto provando a divertirmi e lei invece sta rovinando la festa. E ora questa testa di legno ti sta facendo sentire in colpa perché ti ha lasciata. Se avesse visto come eravamo io e Anita prima che arrivasse, ci siamo dati una calmata per rispetto nei suoi confronti, ma ora mi sto pentendo di averlo fatto perché si sta comportando come un coglione. Non può insultarti così, non può venire qui e pensare di dettare legge con me, stai tranquilla. Andrà tutto bene, ascolta, stai tranquilla. Io e Joe non ci siamo presi da subito, ci abbiamo girato intorno, ma è giunto il momento che io gli parli, che gli dica che mi piace Anita e che sto con lei, perché è la verità. Senti, prima o poi deve succedere. Oh mamma, che stress. So che non lo vuoi sentire, ma ascoltami, mi piace Anita, è andata così, quindi accetta la realtà. Gaza ha provato a parlarmi, voglio dire, ti stai sc***ando la mia ex ragazza, cosa vuoi, una medaglia? Mi sono fatto indietro per farti sentire il benvenuto. Ok. Perché lo so che è una cosa che preferiresti non vedere. Ha deciso di stare con Gaza, al momento mi sento un po' preso in giro, ma la ruota gira, quindi sono sicuro che un giorno le ritornerà tutto. Non volevo farlo, ma l'ho fatto per te, quindi... Anch'io ho fatto la mia parte, che se ne vada a f***. Ok, sei stato con già. Kaylee, con sì. Anita e con Jess. Kaylee, Anita, Jess ed Emily. Sì, beh, sto andando male. Immagina aggiungere anche Megan alla lista. Così completerei la mano. Sì, sai infatti. Sai quanto ci tengo. Provo dei sentimenti per Jess, ma tutti continuano a dirmi che sono un playboy e dovrei mantenere alta la mia reputazione. E sotto sotto penso che hanno ragione e che ci sono molte ragazze qui che mi aiuterebbero a farlo. Io e Rogan ci stavamo facendo le coccole sul letto come due amici e all'improvviso lui mi ha tirato sotto le coperte e mi ha baciato. Cos'altro potrei desiderare? Oh, Rogan. Deve rimanere segreto. Direi di sì. Non mi devo scusare. Sei un'alcolizzata. Non ti devo niente. Jess, riuscirà mai a perdonare Rogan? Se ti avessi fatto io quello che hai fatto tu a me, tu mi odieresti. C'è amore nell'aria per Charlotte? Non so cosa fare. Adam, sei tu. Cioè, sei entrato nella mia stanza e ti sei portato a letto una sconosciuta. Per Kaylee andrà di male in peggio? Mi darò alla pazza gioia. Riusciranno i nostri eroi a sopravvivere a un altro ex? Non ci credo, è lui. Ma va... Di chi sarà il prossimo ex?